I like my country and I like my president. And I like my city. Victoria parla in inglese e ci dice che ama il suo paese, il suo presidente, e ha paura perché suo marito è rimasto a combattere in Ucraina. Mentre lei con i figli e le amiche hanno lasciato il paese in guerra, lei vuole tornare in Ucraina, ma sa che non è possibile. Arrivano alla spicciolata Palazzo Fuxas a pescare i profughi ucraini, per lo più donne e bambini. Qui vengono effettuati i tamponi e i vaccini, dopodiché sono rifocillati alla cittadella della Caritas per poi essere ospitati in hotel, ricongiungersi alle famiglie in Italia o essere accolti dai cittadini italiani. Ma spiega l'assessore alla protezione civile Eugenio Seccia, bisogna comunque rivolgersi al COC, il centro operativo comunale. E che siamo pronti per, diciamo, accogliere queste persone che si fuggono dalla guerra. Qui al centro Fuxas rimane una destinazione sanitaria, perché facciamo quello che facevamo prima, vaccini o tamponi per evitare che ci siano persone contagiate che siano nella città, e comunichiamo, qui c'è anche il banchetto con la polizia municipale che ringraziamo, contattiamo la questura per trasmettere loro i dati anagrafici delle persone, per evitare che, come spesso accade durante gli esodi dalla guerra, che ci siano persone diciamo poco raccomandabili per la città. Dopodiché vengono accolti dalla città dell'accoglienza per un ristoro, per un pasto caldo. Della Caritas. Assolutamente, con la Caritas. E dopo effettuato il pasto ristoro vengono portati in albergo se non hanno una propria sistemazione. Però succede spesso che, a differenza di altri esodi, come potevano essere gli afghani, gli ucraini hanno una destinazione già individuata, con amici, parenti, o addirittura c'è una famiglia qui, moglie e figli, che hanno preso in affitto una camera a pescare, e quindi sono autonomamente collocate. Stiamo organizzandoci anche come COC per fare una sorta di raccordo tra domanda ed offerta di coloro che offrono la disponibilità di immobili anche in affitto o gratuitamente, con la domanda di un alloggio da parte degli ucraini. Noi come Pescara, come comune, come abruzzesi, cerchiamo di fare il massimo possibile per accogliere soprattutto mamme e figli che vengono a trovare un momento di serenità in un contesto veramente drammatico per loro. Ringrazio ancora, se mi permettete, la famiglia De Cecco, che ha messo a disposizione questa struttura, e che è destinata per fini sanitari, quindi tamponi e somministrazione di vaccini. Irina, tu abiti a Pescara, vero? Sì. Da quanti anni? Quasi 10. E sei venuta oggi qui a Palazzo Fuxas per accompagnare chi? Mia sorella con i bambini, mio padre e la moglie di mio cugino con altri 3 bambini. Che sono arrivati dall'Ucraina? Sì. Che ti raccontano? Che ti hanno raccontato? Come sono arrivati e qual è la situazione? La situazione adesso alle frontiere è peggiorata, perché hanno detto che stanno scappando troppe persone, e infatti pure la frontiera della Polonia è strapiena. Loro hanno fatto 2 giorni di viaggio, si parla di tanti bambini civili che vogliono scappare e sono bombardati dai russi. Tu hai lasciato anche qualche altro parente lì? Sì, ci sta la mia zia, ci sta altri cugini, poi ci sta mio cugino, marito di mia sorella, che hanno un'età che non possono lasciare l'Ucraina, perché appunto per combattere. Che età si combatte? 18 e 60 anni, che sono morti pure parecchi ragazzi combattendo, le donne, immagini dei bambini che stanno scappando e sono brutte. Intanto, da una riunione in prefettura a Pescara in tarda mattinata è emerso che da Palazzo Fuxas ci si sposterà a Pescara Porta Nuova, con un centro per l'arrivo dei profughi ucraini, dove verranno effettuati i vaccini e tamponi dall'ASL e, una volta identificati, smistati nelle diverse destinazioni. Thank you very much. Thank you Italian people. Thank you for help. Vittoria vuole ringraziare il popolo italiano per l'aiuto. A Vittoria e ai suoi connazionali, buona fortuna.